L'ultimo secondo dell'ultimo minuto di recupero, Capitan Bianchi sigla il gol che sancisce la vittoria ampiamente meritata in virtù delle molteplici e nitide occasioni che il Toro, che indossa la terza divisa, quella blu cobalto, ha creato, soprattutto nel primo tempo. E così il Toro si mantiene capolista, agganciando Padova Brescia in vetta a quota 10 punti. Nello stadio intitolato a Romeo Menti, mitico angelo di Superga Ventura sceglie Sghigna e Bianchi di punta, conferma Stevanovic e Guberti esterni, affianca Bascia Iori e discesa alla spalla di Ogbonna. Al settimo assist col goniometro di Stevanovic alla destra, la torsione di testa di Sghigna e da grande attaccante la palla sfiora i pali veniti per un millimetro. Risposta locale all'undicesimo sul tiro di Matteo Parò che coppola di via in angolo. Al sedicesimo Sghigna e Bianchi seminano il panico nell'area veneta, il tiro sporco ma insidioso di Alessandro attraversa lo specchio della porta del Vicenza, poi Stevanovic non riesce a calibrare un tapin degno di essere tramandato ai posteri. Al diciannovesimo Vicenza pericoloso due volte, prima col tiro di Alemão che coppola con la punta delle dita, spinge sulla traversa. Poi sull'angolo conseguente Agustini spizza per Martinelli che sul secondo palo in tuffo di testa non inquadra la porta di Coppola. Al ventiduesimo Sghigna cerca ancora il gol dell'ex ma Frison si oppone e spinge anche il tap-in di Bianchi, comunque in offside. Al ventisettesimo sulla punizione calibrata di Iori, Bianchi svetta nel mucchio ma la sua inzuccata si spegne di poco a lato. Ventinovesimo pregevole l'iniziativa di Guberti che scarica per Bianchi, il lob delizioso interno destro del capitano colpisce in pieno a traversa, Frison battuto. E poi Stevanovic di controbalzo non fa male. Secondo tempo è molto più tattico del primo. 18esimo spazio Simone Vardi al posto di Guberti con Stevanovic che si sposta a sinistra. Al 23esimo Antenucci eleva Sghigna. Al 26esimo il destro dei 25 metri di Misurà che viene deviato in angolo di piede da Coppola. 32esimo torsione di testa di Abruscato a lato di poco. 39esimo entra Bago al posto di Stevanovic. Al 48esimo il gol della vittoria. Cross di Antenucci e spinta di difesa veneta ma Bianchi ha il gol nel sangue. E di controbalzo infila la palla nell'angolo dove Frison non può intervenire. Vicenza 0, Toro 1 e lunedì all'Olimpico i Granata affronteranno una delle altre due capilista, il Brescia di Beppe Scienza.